lancia, Don Nino, ah! Due amici centenari si ritrovano dopo 50 anni grazie ai video divulgati sui social da Bella Sicilia e Onda TV. Protagonista di questa storia è Antonino Mazzone, che il prossimo ottobre festeggerà ben 101 anni. Nei mesi scorsi lo abbiamo incontrato mentre aveva da poco acquistato la sua nuova auto. Tra qualche settimana si presenterà davanti alla commissione della motorizzazione civile per il rinnovo della patente. Guidando la sua utilitaria, si recherà a Messina da Capodorlando, dove vive, per quel rinnovo tanto atteso, visto che utilizza l'auto giornalmente. Ma lei ancora vuole guidare? Cioè, sì, certo, gliela fa la spesa, e gliela al cimitero, gliela chiesa. Ah, sa come di là. La notizia della vitalità dell'ex brigadiere dei Carabinieri ha raggiunto un suo commilitone, Antonino Monteresso, 100 anni a dicembre, che lo ha riconosciuto. È riuscito a trovare il contatto con il suo amico ed ex collega e a fissare la data dell'incontro. Prestavamo servizio insieme nel gruppo dei Carabinieri di Palermo, racconta Franco Perdichizzi, il giornalista che ha seguito da vicino la vicenda di Mazzone. Abitavamo vicinissimi a Borgo Nuovo, dove io, dopo aver prestato servizio al gruppo Carabinieri, sono stato trasferito nella stazione di quel quartiere. La famiglia di Nino Mazzone abitava neanche 50 metri da noi, così le due famiglie si frequentavano. I due ex commilitoni si sono già rivisti, anche se in remoto, grazie ai loro due figli, Francesco e Gino, che si sono ritrovati anche loro perché a quel tempo, erano gli anni 60, la loro amicizia era veramente ferrea. Tra pochi giorni Gino accompagnerà a Capodorlando suo papà. Lui non guida più ed abbraccerà l'amico ritrovato, ed è certo che anche per la comunità orlandina sarà una festa da ricordare, perché l'ex brigadiere Mazzone è diventato una vera stella da quando la notizia del centenario pilota provetto ha fatto il giro del web.